Un saluto a tutti gli amici di Unibet. Questo è il fine settimana del classico Barcellona contro Real Madrid, una delle sfide più attese da chi segue il calcio internazionale, anche da chi lo segue in maniera particolarmente tiepida. Questo perché è la sfida tra gli attacchi più forti al mondo, tra due squadre che dominano in Spagna ma anche in Europa. Ed è una sfida che però, per quanto riguarda l'attuale situazione nella Liga, si presenta come una partita da non sbagliare assolutamente per il Barcellona, che ha già 6 punti di ritardo sul Real Madrid e quindi in caso di sconfitta andrebbe addirittura a meno 9, un distacco impensabile ai primi di dicembre. Tuttavia il Barcellona sta leggermente meglio dal punto di vista della condizione, recupera Iniesta, sappiamo quanto sono importanti le geometrie di Don Andrés per la squadra di Luis Enrique, e ha soprattutto l'attacco MSN assolutamente al gran completo. Per quanto riguarda invece il Real Madrid ci sono parecchi motivi di preoccupazione, perché manca Bale, chissà per quanto mancherà il gallese, manca Kroos, manca pure Morata, che avrebbe avuto sicuramente una chance durante la partita. E Zidane però può sorridere, perché rientra Casemiro, e Casemiro lo scorso anno contro Messi fece sempre un'egregia figura. A proposito di Leo Messi, va ricordato come non segna il Real Madrid al Camp Nou da 2012, da quasi 4 anni. È un tabù consistente, un digiuno consistente, ma è anche un digiuno che in qualche modo potrebbe anche essere sfatato e merita di essere segnalato. Insomma, è molto difficile fare pronostici per questo classico, però tendenzialmente il Barcellona parte con un pizzico di favore in più, nonostante il ritardo in classifica. Un saluto a tutti gli amici di Unibet e alla prossima settimana.